cioè quelli dei genitori, se si fa il conto là, è stato fatto ogni anno, per questo fatto quello che dice. Io penso che qua, sono maggiore, ma fa meno clientelismo, dobbiamo fare, e più per il popolo, questo lo fa. Perché se abbiamo un po' di clientelismo strutturato, fatto fino adesso, ad ogni finanziamento in più, non si fa niente. Pensiamo al popolo in toto, non ognuno la propria, il proprio canale di elettore e compagnia bella. Questo è il gioco di Torre Maggiore. Se facciamo così arriviamo a qualcosa a Torre Maggiore, se no faremo la politica di chi vuole andare a questa parte. E concludo con questa cosa qua. Posso andare in maniera più profonda? No, non è un'accusa di... anche per mettere a punto al serio, perché rispetto di qualcuno che è tanto non c'è una battuta Renato che rischia da cinque, quando noi parliamo per l'ultimo di questa qui, chi sta convinto che sta sempre lì, la cianza. E poi questo te lo dirò come non veramente, certo che non ha problemi, eh? Io andai a fare un sopralluogo e mi sono occupato di cose, alcune erano banali,
l'ha fatto il presidente della commissione di giudizio e cose qua. Le prime tre volte che ci siamo visti su questa cosa, con la struttura di vocale, con il nome della superata vocale, della dirigenza, dell'ufficio tecnico, e con la commissione, con la procedura, il lavoro tecnico, con i ricordi di altre cose. E devono aver dato in maniera ibrida, non con un servizio, le questioni. Le questioni che sono state chiamate e state facendo perché alla fine si sta stati usando. Però è stato ribadito che c'era questa questione del Comune della poi della questione del decidere di sicurezza, che non sono a nuova. E vabbè, ma questo lo dice il Comune, non lo dice di non andare in allora ci sono le cose. Ne abbiamo tutto fatto. Quello che però non ci basta, e la proprietà, da questo vogliamo fare un intervento, è
raccolta la situazione da dove partiamo, perché se vi dico numeri romani che noi abbiamo, scusatemi, 1.374 bambini dai 3 ai 10 anni, che sono nell'età d'oro della motricità, sono quasi massimi, sono il 10% della nostra popolazione. Questi bambini non hanno un contesto per poter fare attività motoria come Dio comanda, e 35 anni fa dove nasce il secondo paese come reddito pro capite in Italia, poco poco, allora questo dà non un po' di tempo, ma molto di più, ma nei confronti dei nostri figli, perché non si è più ricordi a questa scuola. E se loro non hanno nessuna cosa della cattiva gestione di chi ha precedentemente a noi. Allora, cominciamo a dire che noi siamo non più il cuore più piano che è la produttività del nostro ma siamo lo schifo di tutto. Chi mi parla fino a trovare sui campi da tentare, anzi, l'anno prossimo non so. Ma se un pezzo o 10 pezzi da questo, non deve essere motivo di danno. Noi abbiamo più campi all'aperto in rapporto alla popolazione di tutta la provincia, numeri alla mano. Ma non possiamo dire che la regione si può giocare soltanto nelle condizioni a scuola delle donne. I bambini hanno diritto di scoprire se stessi, cioè le cose intorno alla corporeità, per fare conoscenza e per apprendere. Hanno un nuovo diritto, non dobbiamo fare solo. Dobbiamo dire, ma propositivamente, non basta il credo. Dobbiamo fare una testa di quello che sarà il prossimo bilancio e destiniamo a questa parte. In più, cosa possiamo fare nei confronti di quelle associazioni sportive che nel piano stanno dimostrando per niente alla comunità. Cioè, noi non possiamo avere un ok per 2 anni, ma quel ben di più che abbiamo fatto, 45.000 euro, non investiti, ma regalati per la società, la utilizzano tutte le cose. E poi dire, molti mandiamo la bolletta di 10.000 euro, vediamo come le acquisti. Non esiste la situazione, per fatto una reazione. Grazie. Chiedo anche ai candidati sindaci di intervenire con più concretezza e precisione in modo tale che possano Giovanni non ma è posso dire dando la luce. No, io voglio fare una domanda, ma passo subito al microfono perché la mia domanda era questa, lui l'ha fatta lui, l'ha fatto mio, come sempre, per cui mi volevo ricollegare alle immagini. Abbiamo visto questi bambini comunque dormire diversi, ma la nostra, li abbiamo potuti vedere solo grazie alla giornata soleggiata. Adesso ben venga la pista ciclabile, ben venga il rinforzo all'attività dei privati per il risanamento delle strutture e la ristrutturazione. Però io mi chiedo, questi bambini quanto dovranno aspettare per avere un tetto sulla testa, soprattutto i bambini delle scuole elementari? È previsto in qualche programma? Io penso che uno sviluppo economico comunque la nostra comunità sia priorità uno significa sempre da fare. Sempre da fare sono quelli, perché tutto ristrutturare quello che noi abbiamo, perché non possiamo fare, non posso lavorare, non si fa appartamento, si può fare ancora lavoro, si può fare anche tante altre cose, nel momento in cui si concepisce questo che si fanno per le situazioni, quello che si fa per costruire quello che è coperto, esistono delle normative e vanno fatte in un fatto che noi aspettiamo secondo i programmi, ripeto, all'uso pubblico, quindi da fatto non è possibile che ci va, raccogliamo 10.000 euro e facciamo questo, no, da fatto è un fatto pubblico, di proprietà comunale, non è proprietà privata, stiamo parlando della comunale, fare qualcosa di comunale fatto per bene, quindi il coperto è una cosa comunale fatta per bene, ci devono avere i fondi, credo, vedremo, però l'importante è che c'è da capire come si operiscono, è importante arrivare allo scalino superiore, andare a vedere come si fa, questo è importante, e dove si può arrivare, quindi dopo che andiamo a vedere, ben venga la superstima, non frammentato, ha detto bene con il collega, non frammentato, è meglio, però non possiamo certo obbligare nessuno a fare il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il quinto, il quinto, tempo. Spero che ce ne siano anche 18, non è quello, però speriamo che ci sia comunque una forma di associazionismo e
parla da tanto tempo, perché il concetto è più siamo, più contiamo, o la faccia, un politica, un pelle, più numeri c'hai, più comodo, abbiamo superamento. Ma questo è questo. Io sono, almeno, quello che è il programma amministrativo, penso in tutti, perché sono me, sono, penso in supporto, ci sono differenze, parliamo di una camionetta, perché tutti quanti parliamo dei nostri programmi della pista ciclabile, della riqualificazione del campo sportivo, di nuove aree, di aree verdi, io per esempio sono uno fissato con il sport del percorso di vita, nel senso che vorrei partire da casa mia, no? Perché casa mia si trova lì. Allora io dico soltanto questo, un'amministrazione comunale deve dare soprattutto ascolto a quelle che sono le voci delle associazioni che si occupano dei nostri diritti. Compatibilmente con le esigenze, no, quello è il proseguo di preparatura. Però il nostro comune non è semplice tornare soldi con la crisi economica che ci grava sulle spalle, sperando che con l'IMU possa arrivare qualcosina in più e stornare fondi per le associazioni, per ristrutturare quello che sono le palestre che stanno in decadenza e altre strutture che abbiamo la natura. Ma è soltanto una questione di soldi. Se ci sono i soldi si può fare tutto. Se non ci sono i soldi, sono chiacchiere e basta. Il mio progetto qual è? È la cittadella dello sport Arcole Maggiore, a costo zero per i comuni. Cittadella dello sport significa un complesso come quelli che stanno a Foggia, che stanno nelle grandi città, con tutte le strutture sportive. Potrebbe essere un fatto così molto forte, però è possibile effettuarlo a costo zero per i comuni. E quindi io su questa proposta che ho condiviso con altri della coalizione, andrò avanti, tenendo sempre presente l'associazionismo di Torre Maggiore, che è un fatto positivo per i nostri figli, dove si può. Ma se queste associazioni possono portare avanti lo discorso in questa cittadella dove c'è tutto, campi da tennis, basket, palestra e quant'altro, dando la gestione a queste associazioni, io penso che questo filone da portare avanti. Per rispondere in maniera concreta, nel senso che la premessa è che siccome lo svolto il ruolo di consigliere comunale sempre con passione, se uno si documenta le legge morte di con la prima esperienza iniziale, chiaramente si può sempre fare il meglio, quindi sono ancora bisogna registrarsi in questo tempo. Allora, risposta precisa. Nelle adiacenti, nello spazio adiacente al campo di tennis, è addirittura da avere un finanziamento per la presentazione del palazzetto, il bicucino o qualcosa, non parlo di materiale di giro, per fare di ignoranza della tecnologia, ma si prende a questa presso il Ministero dell'Interno. Quindi evidentemente risponderà a quel bisogno che ha a che fare con il fatto che i bimbi sono attualmente a questo testo, cioè sono diciamo, soggetti alle interferenze climatiche. Anche c'è uno spazio dove sta partendo le aule adesso per intendere. Grazie.
fatto prima il pegno.